Bentornati nel canale Casa Superstar. Sono andata all'Eurospin di corsa. Scusa, sposto il cane. Cane, che dobbiamo fare? Salutiamo. Ciao amici. Che faccio? Mettiti qui e ora sta, aspetta, finisco di fare il video e poi giochiamo. All'Eurospin di corsa, io prima o poi andrò all'Eurospin con calma. Il primo pomeriggio che ho libero vado all'Eurospin. Voglio stare 3 ore all'Eurospin. Allora, spesa. Siccome mi è piaciuta, e non poco, ho ripreso questo. Mi fa venire i brividi, non posso toccare il pacco. Preparato per pane e pizza, amo essere senza glutine. Ho fatto un video esperimento, tra virgolette. Ti lascio il link nelle schede informative e nel box info, perché secondo me è interessante. Però stavolta non mi fregano e metto metà del lievito. Mi è piaciuta e l'ho ripresa, 1,79€, questo me lo ricordo. Sempre della stessa linea, sempre per provarlo, però non so se farò un video su questo, perché, non lo so, intanto lo provo io per fatti miei, il preparato per le torte, sempre 1,79€, mi ha incuriosito. Sempre della linea senza glutine, amo essere senza glutine, questi crackers riso e mais. Lo so, li volevo provare, costavano poco, io sono curiosa, voglio provare sempre cose diverse, cose nuove. Non sono male neanche gli ingredienti, a dirti il vero, c'è di peggio. Cioè, marchi molto più prestigiosi e molto più costosi non hanno gli ingredienti che hanno questi qui, amo essere. Poi, aspetta, prima cose da mangiare, questo dopo. Ce ne sono biscotti a casa? No, si devono comprare, li vado a scegliere. Ed è mancato il tempo che io ho fatto tutta la spesa, perché si saranno letto tutte cose, perché però l'unico requisito per mio marito è l'assenza di olio di palma, come se l'olio di palma fosse chissà che cosa. Comunque, biscotto frollino integrale ad alto contenuto di fibre, vediamo se ha fatto bene. Allora, farina di frumento integrale 50%, olio di mais, zucchero, farina di frumento, sciroppo di glucosio, vedi, non li avrei presi già. Fruttosio, farina di mais, zucchero di canna integrale, e già ci sono. Ah, vabbè, comunque ormai li ha comprati i frollini. L'ho preso sia per Lois e Priscilla che per me. 3 cereali, riso integrale, avena, grano, costato 2 euro e qualche cosa. Voglio provarlo perché solitamente compro quelle della Riso Gallo, che ha un suo costo. Allora, quando lo trovo in offerta, ben venga. Se non è in offerta, cioè l'ho trovato anche a 5 euro e quando è a 5 euro non lo prendo. Poi sai, dipende sempre dove si comprano le cose, dove vado a fare la spesa. Macedonia di verdure, costata 1,69, me lo ricordo. Il marito ha preso il latte. Poi ho preso questo qua che è un detersivo, Pratic Family, additivo disinfettante, smacchiatore e battericida. Lo proviamo. Scusa caro, puoi metterlo tra gli altri detersivi? Grazie, tantissimo. Poi le merendine di Lois e Priscilla non gliele davo da un bel pezzo, le ho prese perché di pomeriggio cercano la merendina. Ho cambiato definitivamente l'alimentazione sia di Lois che Priscilla, tanto che ho preso delle caschette di carne proprio per fare loro la pappa. Ma ogni tanto una merendina, dai, ce la facciamo uscire. Scusa caro, metteresti le caschette di carne? Stasera ci facciamo l'aperitivo, così le proviamo. Non lo vuoi fare l'aperitivo? Sì, perché no? È un sacrificio per te fare l'aperitivo? Assolutamente no. Mi hanno massacrata per mesi perché preparo l'aperitivo e ora tu ti metti quella faccia? Ti fa male il dente, amore mio. Ragazzi, si sta scatenando una tragedia, il mio marito fa male il dente. Io non amo comprare la carne al supermercato, né per me o Filippo o per Priscilla e Lois, però l'ho dovuta provare perché l'altra volta mia mamma l'ha presa e si è trovata abbastanza bene, quindi ora ho preso delle vaschette di carne per Lois e per Priscilla e ho preso per noi. Ora preparo il condimento della pasta, questo è impasto per salsiccia con semi di finocchio, adesso lo preparo col cipollotto e il pomodorino e faccio la pasta un po' mantecata. Vediamo com'è costato. Allora, intanto pesa 430 grammi ed è costato 2,58 euro. Non so perché non mi fido mai al 100% io di queste cose, però l'ho dovuto provare. Allora, lo metto sia nel porridge che nelle insalate, perché io spesso e volentieri, per non dire praticamente ormai quasi tutti i giorni, faccio le insalate. Volevo fare un video sulle insalate e i condimenti delle insalate, perché non assumendo lattosio io, i condimenti delle insalate che tu compri già pronto hanno tutti una base di latte o di yogurt, e quindi io ho sperimentato un po', li ho trovati un po' con l'inventativo, a dirti il vero. Comunque questi qua li metto nelle solitamente nelle insalate, visto che il prezzo tutto sommato conveniva, ed è mandorle, nocciole, noce, uvetta e anacardi. Io li trito e li metto nell'insalata, mi piace molto nelle insalate. Non ricordo il prezzo dello scontrino di stato, però mai credo di averlo in borsa. Io questo qui, che è il deodorante per la lavastoviglie, lo prendo solitamente Pril, perché ho avuto sempre la fortuna di beccarlo in offerta, quindi l'ho beccato in offerta 1,70€.
1,80€ e mi è andato bene, senza offerta. Obiettivamente 3€ e passa, no. Ora questo qua l'ho preso 1€, guarda, meno di 2€, non lo ricordo. Vediamo un pochettino come va e ne riparliamo. Dextal, senti, posso fare una domanda? Di questo marchio Dextal c'erano pure ammorbidente monodose. Qualcuno usa ciò sto coso qua? Qualcuno ha utilizzato l'ammorbidente Dextal e mi fa sapere che ne pensa, perché ti spiego, tempo fa io provai un ammorbidente che usava una mia amica, lei si trovava benissimo, però a me non è piaciuto, si chiama Rugantino se non sbaglio, ebbene, stracolmo di cera, ha rovinato praticamente i vestiti che ho utilizzato, cioè i vestiti con i quali io ho utilizzato quello ammorbidente si sono rovinati e aveva talmente tanta cera da aver lasciato proprio una patina di ammorbidente anche nella vaschetta, quindi non mi è piaciuto, quindi io vado sempre un po' con i piedi di piombo. Diciamo che io prendo sempre il Lenore, il coccolino, tutto sommato non costano cari, però mi incuriosiva questa cosa delle monodosi, qualcuno l'ha utilizzato e mi dà un feedback su queste monodosi Dextal, perché tutto sommato il prezzo non era malaccio considerato quanti lavaggi erano. Resto in attesa di comunicazioni. Devi sapere, mia suocera va pazza per l'avocado, la settimana scorsa ha fatto un'insalata di avocado e lui ha chiesto, ma li ha trovati in offerta? No, cioè ragazzi, parlando così tra di noi, c'erano qualche, non scherzo, meno 8 euro di avocado in quell'insalata c'erano, perché era base di avocado, spettacolare, avocado, aceto balsamico, cipolletta, e mi sono presa l'avocado, me la faccio pure io, che buona, era buonissima, mamma mia, me la sarei mangiata tutta io, infatti piano piano con la minita, piano piano, continuavo ad attingere a quell'insalata, che era buona, troppo buona. Zenzero, in questa casa lo zenzero non manca mai per i mille usi che ne facciamo, dal problema alla gola, disinfettante, mi piace come condimento, mi piace nelle centrifughe, anche se centrifughe non ne faccio da un bel pezzo, perché d'inverno non ne faccio tanto, la mattina gli faccio l'infuso con il limone e lo zenzero che è depurativo, poi io ho problemi di gastrite e tempo fa lo dissi così in passando e ridendo, non mi ricordo in un video, io una foto non mi ricordo, e diverse persone mi hanno detto guarda che è un ottimo rimedio per la gastrite e lo zenzero. Diciamo, possibile mai? Oh, vero, avevano pienamente ragione. Gli devo dire che quando ho il problemino di gastrite, un po' di bruciore di stomaco, mi faccio un infuso di zenzero, passa. Tra l'altro consiglio, io non sono amante dei medicinali, quindi se posso risolvere con l'alimentazione preferisco così piuttosto che prendere dei medicinali per alleviare i problemi di gastrite. Comunque a casa mia lo zenzero tendenzialmente non manca mai, ed è entrato in trip pericolosissimo di zenzero mio padre, che lo mette in ogni dove. Poi ho preso questi sacchi che non li ho mai provati, perché avevo ancora quelli del comune. Secondo me hanno sbagliato, perché tutti i miei vicini di casa li hanno finiti mesi fa. Secondo me con me hanno sbagliato e me ne hanno dato una quantità X di sacchi. Comunque ho preso i sacchi della differenziata, che a noi li ha forniti il comune inizialmente. Però io vedo i miei vicini di casa, cioè li hanno finiti, ma li hanno finiti veramente tanto tempo fa. Io invece allora, di un tipo ne ho ancora, però sono troppo piccolini per la pattumierina, quindi non li uso. Ma cioè, quelli grandi, celesti, a me ne hanno dato un mazzone, non poteva finire mai, forse hanno sbagliato. Comunque li ho finiti, ho preso questi qua che sono quelli per sacchi condominio, per differenziata secca, li prendo per la plastica fondamentalmente, perché poi per l'umido ho gli altri, quelli biodegradabili, idem per la differenziata, per l'indifferenziata. Mi mancavano quelli della plastica, che io raccolgo un sacco di plastica, raccoglio una volta a settimana, io praticamente preferisco fare il saccone lasciando una volta ogni 2 settimane. Ho preso vellutata di piselli e la proviamo, ma soprattutto mi interessava capire se questa qua, perché voglio fare una ricerchina, se questa qua è farina di piselli punto e basta e non contiene nient'altro, perché se è farina di piselli conviene comprare questa qua piuttosto che farla io, cioè risparmio tempo, però mi pare troppo chiara. Senti, poi ho preso delle pappe per Lois e Priscilla, ma nell'ordine di 3 pappe, allora, una per Lois, allora ho preso queste di Lois, questa di Priscilla e questa di Priscilla. Allora, io ho cambiato loro l'alimentazione, ormai mangiano definitivamente quello che preparo io, però le tengo sempre per il famoso non si sa mai.
proprio per emergenza. Ho visto che non ce n'erano più, ma obiettivamente non ce n'erano più da un bel po' di tempo. Ho detto a Filippo: senti, guarda, proviamo, insomma, le teniamo a disposizione, perché può capitare che il famoso non si sa mai, dai, andiamoci così, capita, ecco, nella mia una. Io ci provo e devo dire che ci riesco a mantenere tutto abbastanza sano, a cucinare tutte cose io, però ci sono momenti in cui, ragazzi, il tempo mi manca, come a tante donne, ecco, non faccio eccezione io in questo, per cui ma devo dire che riesco molto bene a bilanciare tutto quanto, nel senso che alzandomi presto la mattina riesco ad adibire il pranzo spesso una mattina. Però capita che non ci arrivi, ma anche se sono in casa e magari sono libera, sono a casa e sbrigo qualcosa per casa, magari non mi rendo conto che si è fatto tardi, e quindi qualche cosa la tengo sempre a portata di mano, in modo tale da riuscire bene o male a fare quello che devo. Spero che la mia spesa ti abbia incuriosito, ti abbia dato ispirazione, oppure possiamo avere un piccolo scambio. Io traggo sempre tantissimi suggerimenti dai commenti che qualcuno lascia quando prova qualche cosa, io poi tendenzialmente la provo. Infatti io ho il preparato qua per torte, l'ho preso perché in tante mi hanno detto provalo perché è buono, così per cambiare. Spero averti tenuto compagnia, ci vediamo con una video ricetta in settimana. Ciao! No, la settimana prossima. Ciao!